ha un'immediata ripercussione morale il cui centro è la carità. Ecco, quindi Papa Francesco che cosa fa? Riprende i grandi temi, il grande tema del rapporto tra l'annuncio di Cristo e la sua ripercussione comunitaria. Ecco, aver ricevuto l'annuncio del Signore Gesù che ci rivela la paternità di Dio non può non avere una ripercussione nel nostro vivere comunitario e il nostro confessare, la nostra fede non può avere un risvolto, non può non avere un risvolto sociale. Allora, vediamo se siamo riusciti a condividere la slide, perché questo punto che vi ho appena detto è il numero 177 dell'Evangelii Gaudium. Dovrebbe esserci la slide che viene proiettata. Ecco. E negli incontri che vivremo questa sera e giovedì prossimo cambiamo voce. Negli incontri precedenti è stato con noi Don Davide. Ecco, da questa sera sarà con noi Suor Maria Rosaria Imperatore, che è una suora francescana alcantarina, vive ad Assisi, dove è impegnata nell'annuncio, ecco, ai giovani che si recano lì ad Assisi. Una casa proprio di annuncio, di accoglienza ed annuncio per i giovani, ma soprattutto quello che lei condividerà con noi in queste sere è ciò che viene dal suo vissuto, dal suo impegno, dall'essere stata pienamente con le mani in pasto nel sociale. Ecco, per 5 anni lei è stata vice direttrice dell'ufficio Caritas della diocesi di Bari e quindi ha proprio toccato con mano quello che è il risvolto sociale dell'annuncio della nostra fede nel quotidiano. Diamo il benvenuto a Suor Maria Rosaria. Ecco, forse non so se siamo riusciti a risolvere la condivisione delle slide, non le vedo ancora. Allora, facciamo prendere intanto la parola a Suor Maria Rosaria. Eccola. Eccomi, adesso ci sono riuscita. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuta, ti diamo a te la parola. Grazie. Credo abbiamo una difficoltà a condividere le slide. Vado lo stesso? Andiamo nel frattempo, proviamo a condividere. Ok. Allora, buonasera. È bello iniziare dedicare questo tempo a condividere appunto questo tema così importante come il risvolto sociale dell'esperienza che facciamo del Kerigma. Allora, inizio dicendo, come dire, condividendo una difficoltà. Qual è la difficoltà? Quella di parlare del Kerigma, cioè di parlare diciamo, di quello che è l'annuncio fondamentale della nostra fede, della nostra relazione con il Signore, l'annuncio fondante, io direi, della nostra esperienza di vita attraverso lo schermo di un PC. E di riuscire a parlarne in qualche modo non riuscendo a percepire i volti, le reazioni, le esperienze di chi è dall'altra parte dello schermo. Poi in qualche modo appunto la difficoltà è leggermente aumentata dal fatto che non posso mostrarvi, non posso condividervi le slide preparate finché non riusciamo così. Perché questa difficoltà iniziale? Ritengo che sia perché l'annuncio di cui stiamo parlando da diverse settimane è fondamentalmente un annuncio che ha a che fare con la comunione, ha a che fare con la vita condivisa, ha a che fare con l'esperienza vissuta. E tutto ciò che è vita condivisa e esperienza vissuta richiede un'interazione, no? Richiede uno scambio perché possa raggiungervi fino in fondo. Per cui vivo la fatica di non vedere i volti, le espressioni, di non percepire le reazioni. Fatica però immagino che abbiamo fatto tutti, no? In questo tempo. Ecco che arrivano le slide.
fatica che abbiamo fatto tutti in questo tempo, volendo, desiderando in tutti i modi raggiungere comunque, no? Le persone che ci sono state affidate. Per continuare l'esperienza della catechesi, l'esperienza degli incontri. Continuo? Datemi un cenno. Continuo? Rosaria, continuo? Andiamo senza slide e così tu puoi vedere anche noi i nostri volti. Ok, perfetto. Andiamo senza slide. Provo a raccontarvi quello che vi avevo preparato. Dicevo appunto la fatica di condividere ciò che è essenziale attraverso uno schermo, una fatica che credo in questo tempo abbiamo fatto tutti, no? Perché essendo voi tutti catechisti, tutti credo avete provato in mille modi a raggiungere le persone che vi sono state affidate. È stata una grazia poterci incontrare attraverso lo schermo. È stata comunque una grazia certamente, ma proprio l'esperienza incontrarci attraverso uno schermo credo ci abbia fatto sentire poi la preziosità invece di poterci incontrare di persona. Perché la catechesi ha come cuore, come annuncio primo, questo kerygma che è la condivisione della vita. E proprio non è possibile pensarlo diversamente. Fin dagli incontri scorsi, noi sono state delle slide bellissime che ci ha preparato Don Davide. Una di quelle che avevo riportato è proprio quella dove ci veniva raccontato il padre, il figlio, lo spirito, l'invio del figlio, no? Dopo la rottura della comunione all'interno dell'uomo con la vita trinitaria, è questo figlio che viene e che ci riporta a casa, viene, si affianca, diciamo, si lascia accompagnare da fratelli, da altri figli, per riportare l'uomo a casa, no? L'uomo dentro la vita del padre, dentro l'esperienza della Chiesa. Appunto, quella slide ci chiariva in una maniera, come dire, inequivocabile che stiamo parlando di vita, che stiamo parlando di vita vissuta, di vita condivisa. Nella mia semplice, no, esperienza, nell'esperienza di vita fatta al servizio dell'evangelizzazione, sia nel tempo passato un po' a servizio più nel sociale, nell'esperienza che diceva sul Rosario, ho fatto in Caritas, sia adesso nell'esperienza dell'annuncio in qualche modo ai giovani, se c'è una parola che per me caratterizza tutto quanto l'annuncio è 1 Giovanni 1, la prima lettera di Giovanni al capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 4. Ve la leggo, visto che non potete vederla. Quello che era fin dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. Perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. L'esperienza dell'annuncio, l'esperienza dell'evangelizzazione è esperienza di condivisione. Quello che noi abbiamo visto, quello che abbiamo toccato. Un catechista è qualcuno che ha fatto esperienza di questo vedere, toccare con mano, partecipare della vita, della passione di Dio, altrimenti non ha nulla da raccontare. Può essere una persona anche molto competente, mettiamola così, anche molto colta, ma non ha nulla da raccontare se non ha fatto esperienza della sua vita in contatto con la vita di Dio. Allora, ogni annuncio del Kerygma, ogni annuncio, ogni catechesi ha il fondamento dentro questa esperienza, dentro questa parola, a mio avviso. E già in questa parola c'è una ricaduta sociale. E provo andando con ordine a raccontarvelo. Una domanda importante: che cos'è la catechesi? Che cos'è la catechesi che noi facciamo? Noi lo raccontiamo tante volte qui ai giovani. La catechesi è mostrare i nessi esistenti tra la parola di Dio, la vita di Dio, l'esperienza di Dio e la tua vita. Non genericamente la vita,
Ma il nesso esistente tra la vita di Dio e la tua vita, tra la parola di Dio, tra la storia della salvezza e la tua vita. Questa è una catechesi, questo è quello che siamo chiamati a fare, a mostrare questo nesso. Allora mettere insieme la parola di Dio, la vita della persona che ci è affidata e lo facciamo attraverso la nostra esperienza di vita. Una premessa, no? Prima di arrivare a quella che è un po' quello che mi è stato chiesto. La premessa la prendo sempre dall'Evangelii Gaudium, testo preziosissimo, no, che abbiamo tra le mani, al numero 259 e al numero 261. Al numero 259 Papa Francesco dice così: Gesù vuole evangelizzatori che annunzino la buona notizia, non solo con le parole, ma con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio. Una vita trasfigurata dalla presenza di Dio. E poi al numero 261 Papa Francesco dirà, bellissimo, come vorrei trovare parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d'amore fino in fondo, di vita contagiosa. Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello spirito. In definitiva, un'evangelizzazione con spirito è un'evangelizzazione con Spirito Santo, dal momento che egli è l'anima della Chiesa evangelizzatrice. E poi il Papa dice: invoco ancora una volta lo Spirito Santo. Io prego che venga a rinnovare, a scuotere, a dare impulso alla Chiesa in un'audace uscita fuori da sé per evangelizzare tutti i popoli. Allora, dentro questa preghiera del Papa, dentro questa invocazione dello Spirito che viene fatta su di noi questa sera, su me che parlo, su voi che ascoltate, che viene fatta ogni volta che voi vi, come dire, giocate nella vostra esperienza di catechesi, allora lo spirito no, prende piede e nella misura in cui lasciamo che lui agisca, siamo certi che il kerygma raggiungerà le persone che abbiamo di fronte e che raggiungerà queste persone sempre e comunque in un risvolto che possiamo definire sociale. E ancora una volta, proviamo a dire perché. Per poterci dire cristiani, per poterci dire cristiani, ciò che crediamo, la fede che professiamo, deve essere il fondamento di ciò che scegliamo. Penso che questo non sia il filo conduttore, sia come dire, il centro. Ciò che crediamo deve essere fondamento di ciò che scegliamo, fondamento di ciò che diciamo. Ciò che noi crediamo necessariamente si deve vedere, non nel senso che è un obbligo che si veda, ma nel senso che è una necessità. Ciò che crediamo, naturalmente, potrei dire, in maniera naturale, ma come nella natura, no? Che qualcosa avvenga, si deve vedere in ciò che viviamo. Ciò vuol dire che una determinata idea di chiesa che noi abbiamo, a un'idea di Dio che noi abbiamo, no? E provate a, io ho goduto, come credo voi, no? Dei tre incontri precedenti, anzi dei quattro incontri precedenti a cui ho partecipato con voi. Se noi abbiamo quella idea di Dio, quella conoscenza di Dio, di quel Dio relazione, di quel Dio Trinità, di quel Dio amore e di quella chiesa che ci è stata raccontata a partire dall'esperienza di Dio, allora quell'esperienza di Dio corrisponde a un'esperienza di uomo. Un'idea di uomo e corrisponde quindi un modo di essere dentro la storia. Tutta la dottrina sociale della Chiesa si fonda su questo, sul fatto che il nostro vivere nella storia parte dall'esperienza che abbiamo di Dio. Se siamo creati, come abbiamo ascoltato, ad immagine e somiglianza della Trinità, il nostro modo di essere non può che essere in relazione. E questo essere in relazione ha già un impatto sociale, relazionale, ricade necessariamente fuori di noi, sempre. Essere creati ad immagine e somiglianza
del Padre, nel Figlio, ad opera dello Spirito Santo, ci fa sì che noi siamo delle persone, come persona il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi in relazione, non individui, direbbe qualcuno, isolati, chiusi in noi stessi, ma persone in relazione. Ripeto, non in maniera automatica, ma certamente in maniera naturale, in maniera conseguenziale. Vi leggo un'espressione, ancora una volta, che vi era stata riportata sulla slide, che padre Marco Rupnik aveva utilizzato parlando del kerygma ad un incontro che c'è stato alla fine del 2019, ad un incontro organizzato dal Pontificio Consiglio di Promozione della Nuova Evangelizzazione. Padre Marco diceva così: al cuore del kerygma c'è il Figlio di Dio, che resosi uomo instaura il rapporto intimo con ogni persona umana, la quale in Cristo Gesù si apre ad un'esistenza filiale. Qui è immediatamente chiaro che non serve molto parlare, ma si tratta di iniziare alla rinascita, di iniziare all'esperienza della paternità e della vita da figli. Che cosa ci ha detto Padre Marco? Che questo figlio, no? Che è il kerygma, no? Questo figlio incarnato, morto e risorto per noi, ci apre un'esistenza filiale. Per cui annunciare il kerygma e la sua ricaduta nella storia, diciamolo con queste parole, non è possibile introdurla solo con il nostro parlare, ma il nostro essere catechisti deve, lui usa questo termine, iniziare gli altri alla rinascita. Cioè il nostro annuncio di catechisti deve portare gli altri ad iniziare l'esperienza dei figli, essere iniziati a, cioè essere introdotti in un'esperienza nuova, essere introdotti nell'esperienza della paternità, ci dice lui, e poi della vita da figli. Quale grande compito, no? Abbiamo come catechisti? Quello di aiutare gli altri ad essere iniziati, come in un battesimo che viene manifestato però da te che sei catechista, da me che sono catechista, un battesimo che viene aperto perché chi ascolta possa comprendere a quale dignità è stato chiamato e quindi quale risvolto, quale concretizzazione, quale ricaduta pratica alla sua esperienza, all'esperienza di essere figlio. Come tutto questo? Mostrando che io ho un padre, mostrando che io ho un padre e che sono chiamata a vivere da fratello, sono chiamata a vivere da figlio e da fratello. Parliamo di vita, non di dottrina, parliamo di esperienza di vita. Quando io provo a parlare del kerygma, quando mi trovo ad annunciare il kerygma, faccio l'esperienza dell'essere attraversata da un annuncio. L'immagine che mi veniva in mente mentre preparavo, mentre riflettevo, mentre pregavo, no, con voi e per voi, per questo incontro, mi viene in mente proprio l'immagine di un fiume, no? Così io vedo l'annuncio del kerygma, dal quale io stessa sono attraversata per poterlo condividere. È qualcosa che nel quale siamo immersi e che ci attraversa perché possa raggiungere altri. Perché però noi, o in che modo noi possiamo fare questa esperienza di far sì che altri vengano raggiunti, no? Io sono qui ad Assisi, c'è la nostra vicina di casa che è Angela da Foligno, che ha un'espressione fortissima, una preghiera fortissima, no? Nel dialogo che lei fa con il Signore. Il Signore dice ad Angela da Foligno: fatti capacità ed io mi farò torrente. Ecco che cosa dobbiamo fare per annunciare il kerygma e il risvolto che questo ha nella storia. Farci capacità, farci letto di un fiume, lasciarci attraversare da questo fiume che è la grazia di Dio che attraversa tutta quanta la storia e che raggiunge le persone che ci vengono affidate. In un continuo cammino di liberazione però, no? In un continuo cammino di liberazione che ci renda trasparenza di questa esperienza che abbiamo fatto. Papa Francesco, sempre nell'Evangelii Gaudium, in qualche capitolo precedente a quello che stiamo prendendo in esame, dal capitolo 76 in poi, certamente tutti quanti l'avete studiato, no, per esempio, lì ci spiega quali sono i rischi dei quali, davanti ai quali stare in guardia, no? E
per evitare di essere un canale, ma un po' pieno di sabbia e di terra, no? Che non fa sì che noi siamo attraversati da questo flusso di vita e di grazia che è l'annuncio del Chierima, no? Lì fa degli esempi, appunto, dal 76 in poi parla del fatto che noi come cristiani non dobbiamo essere accidiosi, no? Un'accidia egoista, il pessimismo sterile, la mondanità spirituale, la guerra tra di noi. Dici, ma se ti è stato chiesto di parlare del risvolto sociale del Chierima, ma perché sei partita da lì? Perché vorrei condividere con voi il fatto che non si può essere cristiani senza che la nostra vita abbia un risvolto sociale. Non si può fare esperienza del Kerygma senza che la nostra vita abbia un risvolto, abbia una ricaduta nella storia che c'è intorno. E allo stesso modo non si può parlare di una ricaduta sociale del nostro essere cristiani se non parliamo della nostra conversione e della nostra esperienza di cristiani, no? In relazione con il Signore. Come si fa tutto questo? Come si purifica questo canale? Perché questo annuncio ci attraversi? Ancora Evangeli di audio, numero uno. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si incontrano con Gesù. Mi permetto di dire, perché di catechisti nella vita ne ho conosciuti tanti, ho fatto tanta formazione, no? Ricevuta e fatta ai catechisti. Il segreto del catechista è l'incontro con il Signore. La gioia del Vangelo, il Papa non dice riempie il cuore e la vita intera di chi ha incontrato Gesù quando ha iniziato a fare il catechista, ma di chi si incontra con Gesù, cioè di chi continua a fare esperienza di incontro con il Signore. Questo è il cuore dell'annuncio. Chi continua a fare esperienza dell'incontro con il Signore sarà liberato dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto, dall'isolamento, vivrà nella gioia così da poter annunciare il Chierima. È vero nel presente. Ma facciamo un passo avanti, no? Nello specifico del tema. Evangelii Gaudium numero 176, Papa Francesco ci dice: evangelizzare è rendere presente nel mondo il regno di Dio. Rendere presente nel mondo il regno di Dio. Che cosa vuol dire per noi oggi rendere presente nel mondo il regno di Dio? Vuol dire rivelare, manifestare, attenzione ai verbi che sto usando, far vedere ciò che effettivamente è. Rendere presente nel mondo il regno che è già presente. Gesù ha portato il regno. Vuol dire che ha affidato a noi il compito di rivelare, di manifestare, di far vedere ciò che realmente è. Se andiamo un po' indietro, no? Fin nella Gaudium et Spes, versetti 41-45, dove, numeri 41-45, dove si parla, no? Del risvolto sociale, della ricaduta sociale, no? Manifestare che Dio è il fine ultimo della storia e svela all'uomo il senso della sua esistenza. Questo vuol dire rendere presente nel mondo il regno di Dio, manifestare, cioè far vedere ciò che è. Non dobbiamo inventarci nulla di nuovo, non dobbiamo costruire nulla, non dobbiamo fare dei grandi progetti, per carità, utili, belli, ma non è quello il fine. Manifestare ciò che siamo, manifestare ciò che siamo. Questo è evangelizzare, questo rende presente il regno. Provo a citarvi e spero che tu possiate andare a riprenderla perché è davvero bellissima. Una lettera, la lettera che ha scritto il Santo Padre, Papa Francesco, per la Quaresima del 2019, che mi sembra sia molto attinente con quello che ci stiamo dicendo. Vi leggo qualche versetto. Se l'uomo vive da figlio di Dio, ci dice Papa Francesco, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella iscritta nel suo cuore e nella sua struttura, egli fa del bene anche al creato,
cooperando alla sua redenzione. Papa Francesco si riferisce nello specifico al creato, alla creazione, riferendosi alla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, dove dice che tutta la creazione attende la manifestazione dei figli di Dio. Credo che questo valga anche per noi, cioè anche per ciò che ha a che fare con la ricaduta sociale, non solo ecologica in questo senso, no? Della nostra vita. Se l'uomo vive da figlio di Dio, da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo e mette in pratica la legge che ha nel cuore, egli fa del bene a chiunque è intorno. Questa è la ricaduta sociale dell'annuncio che abbiamo ricevuto. E al contrario, andando più avanti, dice sempre Papa Francesco, infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature, ma anche verso noi stessi, ritenendo più o meno consapevolmente di poterne far uso a nostro piacimento. Aggiunge, l'intemperanza prende il sopravvento, conducendo ad uno stile di vita che viola i limiti che la nostra condizione umana e la natura chiedono di rispettare. Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso il Signore, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell'avere sempre di più, finisce per imporsi. La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato. Fin dal suo apparire in mezzo agli uomini, ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri, con il creato, al quale siamo legati innanzitutto attraverso il nostro corpo. Se non viviamo da figli di Dio, nella storia non si manifesta quell'annuncio meraviglioso, no? Che ci è stato fatto nelle scorse settimane, che l'amore di Dio per l'uomo fino alla fine, non fino al dono di sé, fino al dono del figlio, fino alla manifestazione dell'amore piena. Manifestare ciò che siamo. E noi siamo legati l'uno all'altro, siamo appartenenti l'uno all'altro. Noi possiamo scegliere di vivere, e a volte lo facciamo, no? Ancora Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ce lo sottolinea, in maniera individualistica, autocentrata. Ma la verità dell'uomo, la verità della creazione è che siamo interconnessi. Tutti ricorderete, forse ancora con il cuore che un po' si stringe, quel pomeriggio del 27 marzo del 2020, no? Quando Papa Francesco, su quella piazza di Roma dove siete voi, ci ha ricordato questa verità fondamentale. Siamo sulla stessa barca. Volete o non volete, un colpo lo diamo tutti, ed è necessario che lo diamo nella direzione giusta. Siamo interconnessi, ci apparteniamo l'un l'altro in maniera inscindibile. Mi ricordo quell'espressione forte, no? L'uomo si è ingannato pensando di poter vivere sano in un mondo malato. Questa è la dimensione sociale. Molto semplicemente, molto concretamente, parliamo di questo. Parliamo di vivere l'esperienza della figliolanza al punto da non poterla trattenere, ma da avere consapevolezza che tutti quanti ci sono intorno, ci appartengono profondamente, che non possiamo prescindere da questa esperienza. Ogni frammento della nostra storia, del nostro quotidiano, delle nostre giornate, del nostro pensare, porta l'impronta della Trinità. Anche se noi scegliamo a volte di cancellarla, questa impronta, di non tenerne conto, ma ogni frammento della nostra storia porta l'impronta della Trinità, fin dalla nostra creazione, no? Quelle due domande fondamentali, importantissime, che non dovremmo mai perdere di vista, credo che già da lì, no? Si vede quanto siamo legati l'uno all'altro e quanto la nostra fede, come dicevo all'inizio, è la base di ciò che scegliamo, pensiamo, decidiamo, del modo in cui ci comportiamo. Le due domande che troviamo all'inizio del libro della Genesi, alla domanda che Dio fa ad Adamo: dove sei? Segue subito la domanda che Dio fa a Caino: dov'è tuo fratello? Credo che in queste due domande ci sia la verità dell'uomo. Dove sei tu? Non può mai essere staccato da
Dov'è tuo fratello? Questo è l'annuncio che ci porta, che ci raggiunge attraverso il Kerygma, che però è scritto dentro l'uomo fin dalla creazione. Dove sei tu? Dov'è tuo fratello? Ricordate quel discorso fortissimo, no? Ancora del Papa, Lampedusa. Chi piange per questi fratelli? Dov'è tuo fratello? Lo senti questo grido? Dov'è tuo fratello? Chi sente questo grido? E poi al termine, vi leggo ancora uno stralcio, no, dell'udienza del Papa di ieri, dove tornava su questo custodire il fratello. Sono forse io il custode di mio fratello? Sì, ontologicamente tu sei il custode di tuo fratello. E quindi in maniera esplicita, fin dalla creazione, c'è questo legame tra noi, no? Tra tutti noi. In maniera più esplicita, poi un altro brano che vi consegno, ancora mi scuso per non poter condividere lo schermo con voi. Andiamo nel capitolo dell'Esodo, nel libro dell'Esodo, al capitolo 3, versetti da 7 al 10. È un brano a me molto caro proprio per l'esperienza fatta in Caritas, no? Chi di voi è anche un operatore Caritas sa che questa parola è una parola che è alla base proprio di quell'esperienza bellissima che la nostra Chiesa fa da più di 40 anni. Vi leggo anche questo brano. Il Signore disse: Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, i Ittiti, gli Amorrei, i Ferezei, gli Evei, i Gebusei. Ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora dunque va, io ti mando. Perché partiamo da qui, no? Perché anche questo, in qualche modo, prendendolo un po' da lontano, è un Kerygma, è un Dio che scende, è un Dio che scende. Perché questo Dio scende? Perché vede, perché sente, perché conosce. È un Dio che fa, che ci consegna la sua intimità. È un Dio che ci racconta che a lui sta a cuore la storia degli uomini. È un Dio che ci dice che lui non rimane chiuso in se stesso, ma che viene, che ci raggiunge e che ci raggiunge facendoci partecipi di questo andare. E infatti lui vede, sente, conosce e poi invia te, invia me, invia ciascuno di noi a ascoltare il grido del povero, il grido del popolo. Signore, ci invia con una promessa ai nostri fratelli, no? Questa promessa di un paese buono e spazioso, bello e spazioso dove scorre latte e miele. Quando ascolto questo brano, sempre mi torna nel cuore no? Questa promessa fatta. E avendo vissuto, no? Per diversi anni, appunto, a contatto con i più poveri, questo brano per me è un brano che mi annuncia il Kerygma, cioè è un brano che per me è un annuncio del Kerygma, è l'annuncio del Kerygma che mi è stato fatto da tanti fratelli e sorelle poveri che mi hanno insegnato a guardare nella giusta direzione. Perché vi dico questo? Perché io credo sempre, lo condivido anche con voi, no? Che se a noi annunciassero, se a noi viene annunciata, viene fatta questa promessa, no? Di un paese bello e spazioso dove scorre latte e miele, noi forse non comprendiamo la preziosità di questo annuncio, perché noi, non vi conosco di persona, appunto, non vedo neanche i vostri volti in questo momento, però nell'esperienza che io mi accorgo che molto spesso noi siamo sazi, no? Noi siamo sazi. La beatitudine della scorsa domenica, beati coloro che hanno fame, beati coloro che piangono, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, no? Il Signore ci faccia la grazia di sentire questa fame, questa sete, di sentire questa inquietudine. I nostri fratelli poveri questo possono insegnarcelo.
Sapete perché dico questo? Perché ho fatto questa esperienza, no? Se io appunto vi annuncio un paese bello, se noi ci guardiamo intorno, abbiamo una bellissima Italia, voi avete una bellissima Roma, e forse non capiamo la portata di questa promessa, di questo annuncio. Ma se voi andate a promettere qualcosa di bello alle nostre sorelle che sono in prostituzione, sulla strada, dove la bellezza per loro è inesistente, perché loro sono corpi che vengono usati. Se voi parlate con loro di questa bellezza, vi assicuro che da loro riceverete l'annuncio di che cos'è la vera bellezza. Da loro riceverete il gusto buono di chi desidera la bellezza quanto noi a volte siamo assuefatti a questo, a quello che abbiamo, siamo assuefatti a quello, alla bellezza che vediamo e che a volte sciupiamo. Oppure questo paese è spazioso, no? Forse chi di noi ha fatto l'esperienza del Covid, dell'isolamento, un po' patito, no? La mancanza di spazio. Però se voi avete avuto la grazia, come ho avuto io la grazia, di stare su un porto ad attendere i nostri famosi sbarchi d'emergenza di centinaia di migranti zippati su una nave e annunciare loro qualcosa di spazioso, vi assicuro che loro ci insegnano e educano il nostro desiderio. Loro educano il nostro modo di stare nella vita. Loro educano persino la nostra preghiera, perché tu li guardi e capisci che cosa significa desiderare veramente, veramente uno spazio, no? Uno spazio vitale, uno spazio nel quale vivere. Oppure il paese nel quale scorre latte e miele. Che cosa sono queste immagini, no? Il latte, cioè un paese dove tutti hanno da mangiare, il lattante, il bambino ha il suo latte, l'anziano il miele, tutti hanno da mangiare. Per carità, qui forse capiamo perché con i problemi legati al lavoro oppure noi siamo un pochino stretti e facciamo anche noi la fatica, no, di desiderare un lavoro. Però basta, ecco, rivolgersi a chi non può lavorare, a chi sta nella malattia o a chi fa veramente fatica a trovare qualcosa che sia dignitoso. E allora da loro raccogliamo questo desiderio di una vita veramente in relazione con il Signore, che è veramente disposto ad accogliere una promessa che il Signore ci vuole fare, ma che noi siamo così sazi che a volte non accogliamo. Allora questo kerygma che siamo chiamati ad annunciare, il risvolto sociale del kerygma, poi scopriamo che in fondo siamo noi a poterlo ricevere. Siamo noi a poterlo ricevere se abbiamo il coraggio, se sfidiamo, no? La nostra prudenza, il nostro buonsenso. Mi permetto di dire il nostro perbenismo a volte e andiamo un po' nelle periferie e andiamo a trovarli questi nostri fratelli e proviamo a vivere l'annuncio del Kerygma nella carne e vi assicuro che nella misura in cui noi desideriamo annunciarlo lo riceveremo, almeno l'esperienza che ho fatto mille volte è che l'ho ricevuto, no? Il Kerygma annunciato da questi fratelli. E poi ecco, siamo partiti dalla Genesi, abbiamo fatto un salto nell'Esodo, no? Nell'Esodo, no? In questo invio, ma anche se andiamo nel Vangelo, no? Provate a pensare a quando, per esempio nell'Evangelista Marco, no? Quando il Signore comincia a chiamare i discepoli, no? A coinvolgere i discepoli nell'annuncio del Vangelo. Quando è che comincia a coinvolgere i discepoli ecco, a prendere la direzione della Pasqua? Dopo che si è immerso dentro il dolore della storia, nel capitolo 8, 9, 10 del Vangelo di Marco, provate ad attraversarli. Gesù è immerso dentro il dolore, incontra poveri, paralitici, lebbrosi, risuscita morti, incontra il dolore e frutto di quell'incontro con il dolore è chiamare altri a dire venite con me, andiamo ad annunciare, no? Andiamo ad annunciare, venite con me, andiamo. Il Padre ha necessità di essere manifestato. Allora vedete che è inscindibile il legame tra il mio essere figlio e il mio essere fratello, tra il mio fare esperienza del Kerygma e il mio annunciare il Kerygma a coloro che ho accanto. Tutto questo, come lo dice Papa Francesco? E mi avvio poi verso la conclusione.
Leggiamo, no? Il numero 200, 178 dell'Evangelio Gaudio. Confessare un padre che ama infinitamente ciascun essere umano implica scoprire che con ciò stesso gli conferisce una dignità infinita. Confessare che il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne umana significa che ogni persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. Confessare che Gesù ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa l'amore senza limiti che nobilita ogni essere umano. La sua redenzione ha un significato sociale perché Dio in Cristo non redime soltanto la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini. Confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali. Lo Spirito Santo possiede un'inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane, anche più complesse e impenetrabili. L'evangelizzazione cerca di cooperare anche con tale azione liberatrice dello Spirito. Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati all'immagine della comunione divina, per cui non possiamo realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo riconosciamo l'intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l'azione evangelizzatrice. L'accettazione del primo annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio ed amarlo con l'amore che egli stesso ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare, avere al cuore il bene degli altri. Bellissimo, no? Tutto quello che ho provato io a balbettare parlando per 45 minuti, Papa Francesco lo scrive in un numero dell'Evangelio Gaudium meraviglioso. Confessare che un padre ama infinitamente ciascun essere umano, sentite bene i verbi, dice implica, cioè implica, è un verbo che indica, come vi dicevo prima, una conseguenza naturale, imprescindibile, forse non automatica perché non siamo delle macchine, ma naturale sì. Implica scoprire che ogni essere umano ha una dignità infinita perché è amato infinitamente. Confessare che il Figlio ha assunto la nostra carne umana significa, non lascia spazio a dubbio, significa che ogni persona umana è elevata al cuore di Dio. Implica, significa. E poi, confessare che Gesù ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa l'amore senza limiti che nobilita ogni essere umano. E ancora dopo dirà: confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che egli cerca di penetrare ogni situazione umana e tutti i vincoli sociali. Il Signore ha redento, un riferimento alle Vangeli Nuziandi e anche alla dottrina sociale del compendio della dottrina sociale della Chiesa. Dio non redime soltanto la singola persona, ma le relazioni tra gli uomini, lo spazio tra di noi è redento. A noi tocca, a noi è necessario, a noi è chiesto semplicemente di manifestare. La nostra evangelizzazione, il nostro fare catechesi, coopera con l'azione liberatrice dello Spirito Santo. E ancora un altro verbo importante, provoca, provoca. L'aver accettato il primo annuncio, cioè l'essere amati da Dio e amarlo con amore di figli, provoca nella vita della persona una reazione fondamentale, una reazione bellissima. Desiderare, cercare, avere a cuore il bene degli altri.
Questa è la dimensione sociale del kerygma. Avere a cuore il bene degli altri. Alcuni passaggi, no? Che spero ci possano essere utili proprio nella catechesi. Tutto quello che ci siamo detti ha una, come dire, conclusione semplice. Non è possibile educare alla fede senza. E adesso provo ad elencarvi alcuni passaggi che appunto non riesco a farvi vedere, ma alcuni passaggi presi sempre dall'Evangelii Gaudium che ci possono aiutare. Cosa significa? Per comprendere cosa significa, non è possibile educare alla fede, che è quello che un catechista deve fare, senza. Non è possibile educare alla fede senza, Evangelii Gaudium 182, un'adeguata promozione integrale di ogni essere umano. Se andiamo a riprendere Paolo VI, o lo sviluppo è integrale di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, o non è sviluppo, o non è. Allora, se io educo un ragazzino che ho davanti, un adulto che si avvicina alla fede, o qualunque tipo di persona che mi è affidata nella catechesi, è necessario, se io voglio educarla alla fede, tenere presente che è necessaria una adeguata promozione integrale di ogni essere umano. Che cosa significa? Significa forse noi stessi non avere atteggiamenti di parte. Perché stiamo parlando di ogni essere umano. Vuol dire, significa per noi stessi non fare preferenze di persone, per noi catechisti, non vi conosco, quindi mi permetto di dirlo, poi siamo lontani, quindi non mi potete picchiare, casomai vi venisse in mente. Non avere noi un atteggiamento di parte. Significa, per esempio, educare le persone che abbiamo accanto, che ci vengono affidate, educare anche solo a pregare per tutti. Non so, chi di voi fa catechismo con i bambini o educare a pregare per tutti, nominando questi tutti. Prima ho fatto menzione dei migranti che arrivano, delle sorelle in prostituzione, dei fratelli che sono in detenzione. Educare le persone a nominare questi fratelli, che non sono meglio non parlarne, meglio parlarne. Perché educare alla fede vuol dire educare all'attenzione per ogni essere umano. Forse vuol dire per noi, catechisti, a andare oltre la separazione dentro-fuori, lo dice anche Papa Francesco. Promozione integrale dell'essere umano vuol dire non cadere nella tentazione di occuparci di ciò che riguarda solo la fede di coloro che ci vengono affidati. Vuol dire che se mi vengono affidati degli adolescenti, mi interesserò all'adolescente a 360 gradi. Se mi vengono affidati degli adulti, mi interesserò dell'adulto a 360 gradi, di quello che vive, delle sue situazioni, di quello che soffre, di quello che patisce. Educare alla fede qualcuno vuol dire assumere questo qualcuno come persona, interessarmi alla persona, tutta la persona. Ed educarlo ad essere interessato a tutta la persona, interessarmi a tutto ciò che interessa. Educare ad un'adeguata promozione integrale dell'essere umano vuol dire tutti, nessuno escluso mai. Provare ad usarlo come ritornello, no? Nessuno escluso mai. Non è possibile educare alla fede, ancora andiamo al 184, dice Papa Francesco, senza suscitare un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Essere dei catechisti che oltre a spiegare il Vangelo, suscitino il desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra.
Mi viene in mente, mentre rileggevo questo passaggio, no? La pira, no? Un'espressione bellissima che a me rimane sempre, mi è rimasta sempre tanto impressa. Noi siamo chiamati, diceva Giorgio La Pira, ad aiutare l'aurora a sorgere, aiutare l'aurora a sorgere, far sentire le persone che ci sono affidate, onorate, fiere. Di essere chiamate ad aiutare l'aurora a sorgere. Sembra un paradosso, l'aurora sorgerà a prescindere, ma noi siamo chiamati ad aiutare l'aurora a sorgere, far sentire coloro che ci sono affidati protagonisti di questo cambiamento, che è un cambiamento che si può realizzare in sinergia con l'opera di Dio che farà sorgere l'aurora. Noi dobbiamo facilitarla, noi dobbiamo aiutarla, noi dobbiamo invocarla, facilitare l'avvento del regno, no? Allora non possiamo educare alla fede se non riusciamo a suscitare nel cuore di coloro che ci sono affidati questo desiderio. E ancora, Evangelii Gaudium 188, non possiamo educare alla fede se non favoriamo l'inclusione sociale dei poveri. Educando alla solidarietà, aiutare coloro che ci sono affidati ad avere sempre uno sguardo di predilezione per i poveri. Il Papa ci ricorda che la Chiesa fa una scelta, quindi un'opzione fondamentale per i poveri. Non è possibile annunciare il Vangelo senza stimolare l'attenzione verso i poveri. Non è possibile, è un annuncio vuoto, privo di vita, quello che non sviluppa l'attenzione per i poveri. Educando alla solidarietà. Che cos'è la solidarietà, ci diceva Francesco? La solidarietà è restituire al povero quello che gli corrisponde. Non è un optional essere solidali, non è qualcosa, un in più, una spilla da mettere sulla nostra divisa. Il fatto di fare della solidarietà o di fare del volontariato. Una delle mie battaglie quando ero in Caritas era che non esistono i volontari, esistono i cristiani. Un cristiano non è un volontario, è un cristiano. E essendo cristiano, vive l'esperienza della solidarietà, vive l'esperienza del dono di sé agli altri. Questo è un cristiano. Educare alla fede non è possibile senza educare alla solidarietà. Ci direbbe Francesco, il santo di Assisi, il mantello che tu hai, l'altro mantello che tu hai, è un mantello tolto al povero, rubato al povero. Non è che sei bravo se lo regali quel mantello, è già del povero quel mantello che tu hai. Allora non è possibile educare alla fede senza educare alla solidarietà. E ancora, se andiamo un po' avanti, Evangelii Gaudium dal 202 al 204, non è possibile educare alla fede senza favorire in coloro che ci sono affidati un interesse all'economia e alla politica. Un interesse all'economia. Che cosa vuol dire? L'economia è l'attenzione alla casa comune, la cura della casa comune, della cosa comune. La politica, grande forma di carità, noi impariamo dalla nostra tradizione, dal nostro magistero. Non è possibile educare alla fede senza suscitare, senza aprire gli occhi, senza stimolare, senza creare inquietudine, interesse verso tutto ciò che ha a che fare con il mondo dell'economia. Papa Francesco sta insistendo, anche se vi occupate di giovani, di ragazzi, no? Con questa iniziativa di Economy o Francesco, parlatene con chi vi ha affidato, parlatene con i vostri ragazzi, parlatene con i vostri giovani, stimolate la lettura perché si possono aprire delle strade, no? Di interesse verso ciò che è comune. Abbiamo bisogno di cristiani che stiano nella storia, che siano dentro il mondo, non che ne stiano fuori. Lo stesso vale per quanto riguarda la politica, che non è qualcosa che è per quelli che vogliono diventare importanti e fare carriera, ma è per quelli che si vogliono mettere al servizio dei fratelli, al servizio della comunità. E infine, non è possibile educare alla fede, Evangelii Gaudium numero 217, senza attenzione al bene comune e alla pace
sociale, alla pace sociale. Papa Francesco ci ricorda che pace sociale non è semplicemente assenza di conflitto, ma pace sociale è favorire delle relazioni fraterne all'interno della nostra società e favorire un modo di stare nella vita da fratelli, no? Da figli di quello stesso padre che abbiamo detto essere colui che noi vogliamo manifestare. Concludo, vi dicevo. Ieri Papa Francesco, e oggi ho avuto modo di leggerlo, ha concluso le sue udienze dedicate a San Giuseppe, no? E proprio ieri ha parlato della custodia di San Giuseppe. Ecco, il verbo custodire è sicuramente un verbo specifico, no? Che in maniera magistrale ci dice che cos'è, quale ricaduta sociale ha il carisma dentro la storia. Vi leggo solo qualche passaggio e poi concludo. Dice così Papa Francesco, qui c'è una traccia molto bella della vocazione cristiana. Custodire, custodire la vita, custodire lo sviluppo umano, custodire la mente umana, custodire il cuore umano, custodire il lavoro umano. Il cristiano è, possiamo dire, come San Giuseppe, deve custodire. Essere cristiano è non solo ricevere la fede, confessare la fede, ma custodire la vita propria, la vita degli altri, la vita della Chiesa. E poi aggiunge qualche versetto successivo. Pertanto, ogni persona che ha fame e sete, ogni straniero, ogni migrante, ogni persona senza vestiti, ogni malato, ogni carcerato, è il bambino che Giuseppe custodisce. Per questo egli è invocato come protettore di tutti i bisognosi, degli esuli, degli afflitti e dei moribondi. E anche noi dobbiamo imparare da Giuseppe a custodire questi beni. Bene, allora affido a Giuseppe, affidiamo a San Giuseppe proprio questa nostra capacità, ma anche il nostro desiderio di stare nella vita come coloro che manifestano la prima che hanno ricevuto, di cui sono partecipi e per questo fanno scelte che hanno il sapore del Vangelo, il profumo del Vangelo e lo possono diffondere lì dove sono. Bene, ringraziamo Suor Maria Rosaria, ecco, e anche a tutti quanti voi, ringraziamo in quanto sicuramente avere le slide che poi provvediamo per recuperarle, troveremo un modo per recuperarle, sicuramente non è stato facilissimo. Ecco, diamo spazio alle domande, se ci sono domande, interventi. Anche di accendere. Suor Maria Rosaria, ti leggo dalla chat. Chiedono se puoi ripetere per favore il riferimento quando hai citato padre Rupnik nel convegno quello sul Kerygma, se puoi ripetere l'occasione, che poi magari se lo cercano loro su Google direttamente. Non ti sentiamo. Dovete ridargli forse la. Eccomi, mi sentite? Sì. Sì, allora era 29 novembre 2019 un incontro in cui padre Rupnik parlava proprio del kerygma, incontro organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.
Mi pare fosse un convegno per catechisti in Sì, Vaticano organizzato dal Pontificio 29 novembre Massimo. 2019. Esatto, novembre 19. Ti leggo io dalla chat sempre. Sì. Allora, Paola chiede: nell'ambito del catechismo per i sacramenti dell'iniziazione cristiana, come raggiungere il bambino che pur partecipando agli incontri dice di non credere in Dio? Beh, una bella domanda. Credo che almeno nell'esperienza un po' fatta e forse partendo anche da quello che ho provato a condividere, che raggiungiamo il bambino mostrando che la nostra fede in Dio rende la nostra vita bella, vera. Soprattutto i bambini, ma anche quando ci vengono affidati gli adolescenti, la differenza la fa il fatto che io vivo con gioia la mia fede, che le mie scelte partono dalla mia fede. Magari nell'immediato un bambino, un adolescente, un giovane continuerà a dire di non credere in Dio, ma sicuramente il mio modo di stare susciterà delle domande dentro la vita di chi mi è accanto, di chi mi è di fronte. Ci sarà un modo diverso di approcciare la vita da te, credente, e da un altro non credente. Il bambino vedrà la bellezza, vedrà la differenza. Credo che soprattutto con i più piccoli sia proprio la nostra vita a parlare molto più che le nostre parole. Certo è, anche sempre lì partendo un po' dall'esperienza fatta nelle comunità, nelle parrocchie, che se c'è il catechista che un'ora alla settimana mostra, come dire, uno stile di vita, una modalità, e poi per le altre 24 ore degli altri 7 giorni della settimana il bambino vive in un ambiente che va in un'altra direzione, è chiaro che è difficile, ma noi siamo chiamati a gettare questo piccolo seme che è dato, io credo, soprattutto dalla cioè, dal modo nostro di vivere la vita. Se presentiamo al bambino una fede fatta di regole, rigidità, norme, tristezze e cose da fare, è chiaro che il ragazzino converrà a non credere in Dio perché si diverte di più altrove, diciamo. Ti leggo qualche altra domanda. Allora, una potrebbe ampliare il significato di catechesi declinando il nesso che c'è tra la parola di Dio, la nostra vita e la vita di quelli che ci sono affidati. Quindi il Sì. rapporto fra la parola, la nostra vita e la vita di chi ci ha affidato. Poi ci sono altre domande, quindi Sì. sappilo. Dicevo questo, no? Per rendere anche in maniera molto chiara, noi questa espressione che vi ho condiviso prima la usiamo anche per spiegare ai ragazzi, no? Vi diceva Sor Rosaria all'inizio, mi occupo di catechesi ai ragazzi, per spiegare a un ragazzo perché ascolta tante ore di catechesi e a che serve una catechesi. Una catechesi a questo serve, non serve a spiegare, io prendo l'Evangelio Gaudium e te lo spiego, ma non ti mostro che l'Evangelio Gaudium, che è il Magistero, facciamolo più facile. Prendo la Bibbia e ti spiego un brano, semplicemente ti racconto questo brano, ma non ti aiuto ad entrare nel fatto che questo brano e la tua vita hanno un nesso profondissimo, cioè che questa parola legge la tua vita, racconta la tua vita, spiega la tua vita e che c'è un legame tra ciò che è scritto e te. Se io non ti mostro questo nesso, parlerò sulla tua testa. Cioè, se io non ti mostro questo nesso, ti avrò spiegato qualcosa di interessante, avrai avuto delle informazioni in più, ma questo non avrà cambiato la tua vita. Per questo noi diciamo che la catechesi svela i nessi, i legami, rivela il legame tra la tua vita e la vita di Dio, mostrandoti che la tua vita è dentro la vita di Dio, strettamente legata. È chiaro che se io, che sono il catechista,
faccio questa esperienza della mia vita legata alla vita di Dio, riuscirò a spiegarlo, a manifestarlo nella catechesi in una maniera che ti raggiunga di più. Non so se sono stata più chiara, ho provato anche. Ottimo. E poi due domande un po' legate. Allora, una dice: è difficile educare i bambini a non avere paura dei poveri, dei carcerati o delle prostitute? Qualche consiglio? Qui, insomma, sulla paura dei bambini o degli adulti potremmo riflettere. A E voi. poi un'altra: come educare i ragazzi alla solidarietà non a parole ma con i fatti? Cioè, quali esperienze proporre? Quindi la paura e l'esperienza. Beh, sulla paura penso potremmo parlare tante ore, no? Perché appunto quella dei bambini sicuramente riflette evidentemente quella degli adulti, cioè i bambini crescono in un contesto in cui noi abbiamo paura, no? Del diverso. Come educare i bambini? Cioè, sicuramente parte da, come dire, una familiarità con il povero, con il lontano. Poi non voglio essere, perché tante volte, no, trovandoci in questi dialoghi, non vorrei essere, come dire, un termine che usiamo adesso spesso, ingenua o buonista, no? Per cui dire, prendi il bambino del catechismo, mandalo, che ne so, a fare qualcosa, mandalo lì, non fare nessuna differenza, non metterlo in guardia dai pericoli. Certo che bisogna mettere in guardia dai pericoli, però credo che sia il nostro modo, cioè se io adulto non ho paura, se l'ambiente nel quale il bambino sta è un bambino dove non respira la paura e il sospetto, ma un sano realismo, perché neanche possiamo fingere che vada tutto bene, ma un sano realismo, credo che il bambino sia aiutato a vincere quella paura. Poi sempre ci troviamo nella condizione in cui noi siamo una piccola voce dentro un contesto che invece magari intimorisce il bambino. E poi forse le due domande possono essere legate, nel senso che nella misura in cui mostriamo al bambino che, come dire, che le esperienze di vicinanza, di fraternità, sono esperienze molto comuni. Non lo so, trascorrere del tempo in un centro diurno per minori a rischio devianza, giusto perché ne conosco qualcuno, trascorrere un tempo con i bambini del catechismo, però in una realtà dove si è insieme, non dove si va a trovare i bambini poveri, no? Perché a volte noi andiamo a trovare i bambini poveri, ma invece organizzare, creare delle occasioni di scambio tra dei luoghi dove ci sono bambini che magari vivono in un contesto deviante e altri in cui, e mettendoli insieme a bambini che invece magari vengono da realtà più, diciamo, serene, questo sicuramente può favorire il fatto che diminuisce la paura e si educa alla solidarietà. Non credo serva molto semplicemente dire porta il pacco, come dire, prendi la busta, sì, condividi il giocattolo, però è l'esperienza dello stare insieme che ci aiuta di più del tolgo il mio giocattolo per il bambino povero. Perché il mio giocattolo per il bambino povero sarò sempre io, bambino ricco, che faccio qualcosa per il bambino povero. Se andiamo a giocare insieme, diventiamo due bambini. Ci sono poi un po' di ringraziamenti vari e di commenti. Soprattutto vari ho visto che hanno usato l'espressione mettere in crisi, cioè quello che hanno ascoltato li ha messi in crisi. Vari lo hanno scritto. Beh, io penso quando vado a fare qualche incontro, quando ho questa grazia di fare un incontro, soprattutto nelle comunità parrocchiali, dico sempre in anticipo, poi oggi l'inizio era un po' difficile perché vi confesso che davvero è difficile parlare con lo schermo del computer, proprio bisogna superarsi, fa proprio lo schermo bianco e la mia immagine è terribile, però va bene. Però all'inizio quello che amo dire sempre nelle parrocchie è che se vado via dalla parrocchia lasciando le persone un po' più inquiete, ho raggiunto il mio obiettivo, quindi se qualcuno è in crisi posso dire che sono contenta.
Faccio uno spoiler sulla prossima volta. Uno spoiler. Beh, la prossima volta io credo che appunto sia necessario, spero di non essere stata ripetitiva, però è necessario, come dire, avere chiaro che è tutta una questione di, come dire, che tutto parte dalla mia relazione personale con il Signore. Cioè, e personale non vuol dire intimistica. Personale vuol dire che il mio incontro con il Signore, la mia esperienza di kerygma ricevuto e partecipato nella vita diventa scelte, no? E diventa scelte, questa volta abbiamo parlato, abbiamo provato così ad accennare alle scelte che hanno questa ricaduta sul sociale, la prossima volta proveremo a dirci che anche le mie scelte personali, no? Nell'esperienza di accompagnamento dei giovani o delle coppie, il kerygma segna le scelte, determina le scelte, influenza le scelte, anche le scelte di vita, anche le scelte rispetto alla vocazione. Il mio modo di stare dentro la storia, ecco, o è determinato dalla mia fede oppure non è fede. Ecco, quindi questa è un po' la linea che, non lo so, intravedevo, ma poi. Grazie. Grazie a voi. Dice organizzare una testimonianza per i ragazzi rimane arida, forse ho letto nella chat. No, 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 cioè, una testimonianza deve essere però testimonianza di adulti, cioè non so cosa intende Cinzia, cioè nel senso che un adulto può parlare a dei ragazzi. Non si può chiedere a dei ragazzi stessi in difficoltà di raccontare se stessi. Appunto, quando mi occupavo del centro diurno, capitava che qualcuno dicesse: possono venire i bambini a fare delle domande o a parlare, ma i bambini del centro diurno, i bambini dell'orfanotrofio, una volta, i bambini fanno fatica a percepirsi come dei diversi che si devono raccontare. Se la testimonianza è appunto di un adulto come Cinzia mi sta scrivendo è diverso, cioè raccontare in quel caso sì, cioè non credo sia arido raccontare l'esperienza fatta con i poveri. Per esempio, io più volte ho raccontato anche ai bambini l'esperienza che vi accennavo prima, no? Degli sbarchi, per esempio, che credo siano delle realtà che anche i bambini non è che proprio non devono sapere che c'è. Ancora una domanda. Angela da Foligno. E in realtà la citazione, cioè, vi posso dire con esattezza la citazione, ma lo so a memoria, non so il riferimento esattamente in quale scritto lo dice. È un dialogo tra Angela da Foligno e il Signore, in cui il Signore le dice: fatti capacità e io mi farò torrente. È nei dialoghi della Beata Angela, la citazione esatta magari ve la dico la prossima volta. Vado a riprendere il testo. Se non ci sono più domande, ci avviamo. Ecco, continuano i ringraziamenti e noi ci avviamo alla conclusione, ringraziando Sor Maria Rosaria che, come avete capito, giovedì prossimo sarà di nuovo con noi. Maria Rosaria, chiudi per favore il microfono, se no rimbomba. Grazie. E quindi ci rivedremo giovedì prossimo. Allo stesso orario vi invieremo come al solito mercoledì il link e concludiamo con una preghiera. Ecco, proprio cogliendo questo input che ci ha dato Sor Maria Rosaria questa sera, ecco, di questa inclusione. E mi verrebbe da dire, a
abbiamo contemplato negli incontri precedenti, ecco, questo Signore Gesù, figlio, che ci rivela la nostra figliolanza e quindi la paternità di Dio. E proprio in questa dimensione, questa sera ha aperto il nostro orizzonte, che è una figliolanza condivisa. Ecco, come ci diceva prima, siamo tutti, abbiamo sperimentato sulla stessa barca, ma soprattutto siamo tutti fratelli, parafrasando ancora un altro documento del Papa. È proprio in questa certezza di questa figliolanza che ci accomuna e questo sguardo paterno di Dio nei nostri confronti, ci rivolgiamo, concludiamo con la preghiera del Padre nostro. Pregherò io per voi e voi mi accompagnate con la preghiera silenziosa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata, grazie e a giovedì prossimo. Ciao a tutti, grazie Suor Maria Rosaria, a presto.